Ciao a tutti, oggi parliamo di dimagrimento. Questo è uno dei tanti video che trattano questo argomento. Vi rimando a quello principale, l'ho trovato linkato qui in alto a destra. E come abbiamo visto in questo video, il dimagrimento, a mio parere, per raggiungere un equilibrio, quindi per riuscire a raggiungere il peso forma e a mantenerlo per sempre, bisogna acquisire una serie di competenze, che si dividono in due tronconi. Uno riguarda le abilità, alcune abilità da sviluppare ed è quello più importante, poi ci vogliono anche alcune conoscenze teoriche. Oggi parliamo delle conoscenze teoriche e quindi che cosa bisogna sapere per riuscire a gestire la propria alimentazione, cosa bisogna conoscere. Oggi parliamo di densità calorica, ne abbiamo già parlato in un altro video a cui vi rimando, lo trovate linkato qui in alto a destra, dove ho spiegato che cos'è e com'è che perché è così importante e anche come fare per conoscere in modo relativamente semplice la densità calorica di ogni cibo. Quindi non c'è in realtà tanto da dire in più in questo video. Perché la densità calorica dei cibi è importante? Perché dalla densità calorica dipendono tutta una serie di altri parametri, di altre proprietà dei cibi che ci interessano quando vogliamo andare a costruire una dieta o comunque decidere se possiamo mangiare un determinato cibo e in quale quantità, se ci darà dei problemi, se possiamo mangiarlo tranquillamente, eccetera. Tutto questo è condensato veramente in un numerino che è la densità calorica. Dalla densità calorica dipende se un cibo quanto un cibo è saziante, quanto un cibo è appetibile. E anche tutti questi indici sofisticati che non servono a niente, come l'indice glicemico, indice insulinico, carico insulinico, insomma, tutti questi indici di cui abbiamo parlato in altri video, a cui vi rimando se volete capire di cosa stiamo parlando, dipendono in un certo senso, dipendono molto dalla densità calorica. Quindi, probabilmente la densità calorica è l'unica cosa che veramente bisogna conoscere a livello numerico dei cibi. È semplice conoscerlo? Sì, tra l'altro oggi è semplice tutto, abbiamo tutti in tasca un telefonino collegato a internet, qualunque informazione numerica noi vogliamo sapere riguardo a un cibo, facciamo una ricerca su internet e in 10 secondi abbiamo il dato. Tuttavia, non è che possiamo gestire la nostra alimentazione andando in giro col telefonino in mano. Ogni volta che mettiamo in bocca qualcosa, o meglio, potremmo farlo all'inizio, ma poi col tempo, se noi vogliamo gestire la nostra alimentazione anche in modo tranquillo, insomma, un minimo di nozioni dobbiamo impararle e io vi consiglio di apprendere queste. Che cos'è che dobbiamo saper fare? Di fronte a un cibo, più o meno dobbiamo dire, ok, questo cibo avrà circa 300 calorie per 100 grammi, 100 calorie per 100 grammi. Quindi brevemente che cos'è la densità calorica? Quindi sono le calorie rapportate al peso, di solito vengono riportate sulle etichette degli alimenti come calorie per 100 grammi, obbligatoriamente va riportato questo, poi magari in alcune etichette ci possono essere dei valori diversi, ma il valore per 100 grammi per etto di alimento va riportato obbligatoriamente ed è quello standard, diciamo, quindi quando dico che il tale alimento ha una densità calorica di 300 calorie, mi sto riferendo sempre ai 100 grammi di prodotto. Come facciamo a saperlo? Voi dite, gli alimenti sono centinaia, come faccio a impararli a memoria? Non ha senso, cioè pure ha senso, però è una cosa molto difficile da fare. In realtà no, vi rimando al video e eventualmente anche all'articolo del sito, dove ho riportato una tabella. Noi dobbiamo sapere, dobbiamo conoscere questo valore in modo approssimativo, è più che sufficiente. Errori nell'ordine del 10, anche del 20% non causano di certo danni. Dobbiamo inquadrare gli alimenti all'interno di categorie di range di densità calorica che ci consentono di fare delle valutazioni. Questo è quanto. Quindi, quando noi abbiamo imparato a memoria la densità calorica dei macrofamiglie di cibi, e stiamo parlando di una quarantina, 40-50 cose, voci da imparare a memoria, che ho racchiuso in una tabella, vi rimando sempre all'articolo del sito, ve lo linko qui in alto a destra, dove potete scaricare questa tabella in PDF. Non sono l'unico che ha fatto questo tipo di tabelle, potete confrontarla con altre di altri autori, vedrete che più o meno siamo lì. A cosa serve la densità calorica dei cibi? Beh, l'ho detto prima, determinare
molti aspetti dei cibi che ci possono interessare quando andiamo a scegliere, ma banalmente, se devo costruirmi una dieta, ho bisogno del valore di densità calorica dei cibi, lo associerò a una quantità, troverò le calorie di quello che sto mangiando, poi andando a sommare andrò a costruirmi il mio piano giornaliero, e poi di giorno in giorno, il mio piano settimanale, andrò a costruirmi la mia dieta. Quindi è il valore fondamentale per riuscire a costruire un piano alimentare. E come abbiamo visto prima, non solo. Quindi per questo motivo la densità calorica è un numerino fondamentale da sapere. L'unica cosa veramente obbligatoria da sapere di numerica sui cibi. Ci saranno anche altre nozioni oltre alla densità calorica che dovremo imparare, e che andranno a costituire la nostra base teorica, il nostro pacchetto di nozioni che costituirà la nostra coscienza alimentare, che ci servirà poi per raggiungere e mantenere il nostro peso forma per sempre. Li vedremo questi in altri video. Intanto qui abbiamo trattato quello principale, densità calorica, quindi iniziate, se non lo sapete ancora fare, a conoscere la densità calorica di tutti i cibi di uso comune.